Ciao a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me invece il nostro chef Nicola Vizzarri. Ok, la ricetta di oggi è un primo. Facciamo delle fettuccelle saporite con scampi, cime di rape e burrata. Un bel connubio tra mare, terra e sole. Quasi montagna, dai. Olio extravergine d'oliva è la nostra base, aglio, cime di rape, burrata, scampi e pasta, fettuccelle saporite. Questi sono gli ingredienti che andremo ad operare per questa ricetta, va bene? Va benissimo. Facciamo la base di olio extravergine d'oliva, rigorosamente 100% italiano. Andiamo a rosolare uno spicchietto d'aglio. Schiacciamo prima, questo contiene un po' di anima, la togliamo perché è la parte che rimane un po' indigesta, no? Sì, è vero. Quindi tagliuzziamo un po', andiamo a rosolare l'aglio, aggiungiamo le nostre cime di rape che abbiamo già pulite e lavate. Sì. Gli scampi andiamo a sgusciarli, no? In questa parte possiamo fare perché è un piano in decton, quindi non ti preoccupare che non succede niente. Andiamo un po' a schiacciare le chele, poi le andremo a togliere, no? Per insaporirli? Sì. Per insaporire le cime di rape. Spacchiamo la testa, mettiamo qua. Questa è la parte nuova, no? Di solito infatti. Che non si usa. Pizzico di sale, un po' di acqua giusto per dare una bagnata, un po' di base, coperchio e lasciamo andare. In modo che quando si appassirà toglieremo le carcasse che hanno lasciato il sapore anche alle cime di rape e frulleremo il tutto. Per quanto riguarda la pasta la puoi aprire, vediamo un po' se la vuoi fare a me piano così. Tutto così. Così. No, non sono brava io, vedi? Ma basta mettere pressione. Ecco qua. Tagliamo la nostra pasta. Ah, sono belle. Ruvide, che queste catturano tutto la salsa che incontrano. Sgusciamo con delicatezza la coda dello scampo che andremo a rosolarle a parte, quindi una salsa un po' particolare, no? Avremo stiamo scoprendo questo scampo quasi arrostito, no? Bello grande. Ah sì, sono belli grandi, sì. Ecco, sì, se è uscito anche il filo là. Il budellino, ecco qua. Guarda qui che bello. I nostri scampi, guarda. Quindi tutta la parte anche saporita che si trova nelle chele, no? Scende e va, esce fuori. Sì, va ad insaporire, vedi, tutto un po' la parte verde del... Non fai mai fatti le rape col pesce. Con i crostacei si sposa molto molto bene. Ok, lasciamo qualche altro minuto qui a cucinare. Nel frattempo in una padella antiaderente rosoliamo le code e le lasciamo un attimo da parte. Mettiamo così, dalla parte dorsale. Ecco qua, piano piano. Lasciamo andare piano piano. Sarà la parte intera, ecco, del pesce che rimarrà bello intera. Intera e croccante. La pasta la stai girando? Sì. Qualche altro minuto che si cucinano le rape e si insaporiscono dalle chele e dalla testa, traggono proprio beneficio dallo scampo e siamo pronti poi per impiattare. Eccoci qui, Antonella, la pasta è quasi pronta, le nostre cime di rape pure hanno scaricato le carcasse, diciamo, degli scampi, tutto il loro profumo e sapore. A questo punto non ci resta che
toglierli, così, qua, via. Andiamo a mettere cime di rape in un bicchiere per frullarle, sì. Anche qua bisogna stare attenti alla cottura non prolungata. Sì, infatti le rape, sennò diventano nere. Diventa sempre quel verde scuro, no? È bello, che si è bello. Ossida. Invece guarda qui, abbiamo tenute, anche perché le rape, tenendo solo la parte centrale, sono belle tenere, no? Sì, hanno sì. bisogno di poco per essere, per raggiungere la loro cottura. Mettiamo la salsa qui. E è bello. Ah, mo di dentro metti i tagliatelle. Mettiamo spaghetti. Le fettuccelle. Fettuccelle. Sì. Fettuccelle saporite. Andiamo così a pescarle. La pasta con padella. Pesto. Sì. Ah, che belle. Profumo. C'è tantissimo. Passi il mestolo, cominciamo a vedere per l'impiattamento. Intanto apriamo la nostra burrata. Ah, andiamo a tagliare piano piano dei pezzettini che dobbiamo servire, no? Ecco qua. Facciamo un bel nido, adagiamo qui, prendere un po' la sua crema, no? Tutta la parte saporita. Ti credo, le cime di rape. Ecco qua. Finiamo di guarnire con la burrata. E con gli scampi. Guarda che bel piatto. È pronto pure questo. Questo veramente ha un suo fascino, anche un filo d'olio extravergine oliva. Il piatto è pronto per essere gustato. Gustato. Buon appetito, sperando che riprovate questa ricetta e ci fate sapere le vostre impressioni. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.